Progetto numero 6, risponde la consigliera Porzi, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Porzi. Ai colleghi che mi hanno consentito di fare questa anticipazione, specifico che questa interrogazione è firmata da tutto il gruppo del PD e che il tema è appunto chiarimenti riguardo l'equilibrio economico finanziario della Sanità Umbria anno 2021. Un tema nel quale nel corso degli ultimi due anni siamo più volte tornati e più volte andati non avendo ricevuto nessunissima risposta. E quindi con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre del 2004, le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso. Con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere universitarie, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e rispetto all'obbligo di adozione di misura per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio. La Giunta regionale deve provvedere alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, coerentemente con l'obiettivo dell'indebitamento, assegnati appunto in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento. Conseguentemente, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e di tutti gli altri apparati appunto, ogni tre mesi devono presentare una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza degli stessi obiettivi. In caso di certificazione di non coerenza con gli obiettivi predetti, i direttori sono appunto tenuti a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. Considerato poi che per una corretta e completa valutazione occorre analizzare la spesa sanitaria pubblicata a corrente per quanto riguarda la funzione in rapporto al prodotto interno lordo, per la spesa sanitaria pubblica pro capite, il disavanzo avanzo sanitario pubblico pro capite, la scomposizione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL, distinguendo tra costi per servizi prodotti direttamente dalle aziende pubbliche e costi per servizi acquisiti da soggetti privati accreditati e convenzionati. Considerando che l'Umbria è al secondo posto tra le 5 regioni benchmark ai fini del riparto del Fondo Sanitario del 2021 e i parametri utilizzati per questa graduatoria sono riferibili all'anno 2018, che le tabelle pubblicate dal Ministero della Salute recano appunto i calcoli dell'indicatore per la qualità e dell'efficienza per la scelta delle 5 regioni eleggibili ai fini della predisposizione della proposta del riparto del finanziamento del sistema sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 22, confermato l'assoluto equilibrio della sanità umbria fino almeno al 2019. Quindi regione benchmark si diventa rispettando strettissimi criteri che riguardano l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza, i famosi LEA. Si diventa, avendo garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale almeno fino all'anno 2019, questo ci è stato permesso non essendo stati assoggettati a nessun tipo di piano di rientro. Considerando inoltre che la Regione Umbria è stata sempre accreditata tra le migliori regioni d'Italia alla valutazione operativa del tavolo di verifica degli adempimenti regionali, evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza dell'11 aprile del 2001 ha sottolineato che le disposizioni che prevedono accordi tra Stato e Regioni per il ripiano dei disavanzi sono finalizzate al contenimento della spesa pubblica sanitaria e dunque sono espressive di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, salto alcuni passaggi e voglio evidenziare che le continue sollecitazioni e gli innumerevoli contributi che in questi due anni tutta l'opposizione ha fornito alla Giunta regionale cercando di contribuire in maniera costruttiva alla gestione della pandemia e al miglioramento dell'offerta delle prestazioni sanitarie proprio per rispettare anche questi parametri.
Considerato che la Giunta ha preferito negare le difficoltà, ha preferito negare il buco di bilancio, non ha adottato provvedimenti nei confronti delle ASL 1 e della ASL 2, come è stato evidenziato dalla Corte dei Conti, che non hanno consegnato i bilanci nei termini prestabiliti, che ha preferito non impegnare tutte le risorse messe a disposizione dal Governo durante la pandemia da Covid-19 per aumentare la dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti e non ha utilizzato queste risorse per assumere in tempi adeguati personale dipendente, medico, infermieristico e operatore tecnico, così appunto come veniva previsto. È di oggi purtroppo la notizia sui giornali che leggiamo che ai nostri concorsi non si stanno presentando medici, personale, quindi è importante sottolineare che abbiamo perso del tempo utile e soprattutto un'opportunità che ha visto migrare verso altre regioni le nostre risorse migliori. Vorrei continuare dicendo che appunto molti presidi ospedalieri hanno subito un forte impoverimento, che le contestazioni e le critiche vengono da tutte le parti, sia per quanto riguarda la dotazione organica del personale, sia per la mancata riparazione o sostituzione di apparecchiature fondamentali per la prevenzione e il controllo dei malati cronici, che non era mai accaduto nella storia della nostra regione che dipendenti della sanità pubblica lasciassero e si licenziassero dal sistema pubblico per passare alla sanità privata. Tempo. Quindi certifichiamo una, diciamo così, inadeguatezza di questo modello Lombardia a cui si è guardato con grande attenzione. Ecco, in tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere, a fronte di questo evidente impoverimento dell'offerta di prestazioni sanitarie nel servizio pubblico, cosa si intende fare e soprattutto quale sia la reale situazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'anno 2021 del nostro sistema regionale sanitario. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. La gestione della pandemia da Covid-19 ha determinato un forte impatto sul servizio sanitario regionale, umbro e non solo umbro, soprattutto in termini di spesa sanitaria, comportando un marcato impoverimento dell'offerta, causa evidentemente anche i blocchi che sono stati fatti attraverso i DPCM di tante erogazioni, di tante prestazioni durante i 2 anni di pandemia, per tutto il perdurare appunto dell'emergenza sanitaria, assistendo nel contempo ad un aumento esponenziale di costi aggiuntivi non coperti interamente dai finanziamenti derivanti dai decreti emergenziali. In tale contesto, la situazione economico-finanziaria della sanità in Umbria, pur raggiungendo storicamente l'equilibrio di sistema, presentava delle criticità strutturali già negli ultimi esercizi, storicamente ultimi esercizi finanziari, attestati anche dal MEF nei tavoli di verifica, tali che il pareggio di bilancio nell'ultimo quadriennio è stato raggiunto essenzialmente grazie all'utilizzo di partite straordinarie. I numeri dicono che per chiudere in pareggio bilancio 2017 sono state messe delle poste straordinarie per 20.073.000, al di là del Fondo Sanitario Nazionale erogato. Nel 2018 sono state messe poste straordinarie per 37.952.000 per chiudere l'equilibrio. Nel 2019 sono stati aggiunti 42.376.000 di poste straordinarie, sempre per chiudere in equilibrio. Quindi, per la proprietà traspositiva, se questi non erano buchi di bilancio, tantomeno i costi in più sopportati dalla sanità dell'Umbria non sono buchi di bilancio, ma sono mancati finanziamenti, risorse che non sono arrivate puntualmente dal governo centrale, ma si sono susseguite in varie partite e di seguito vi spiegherò come. Gli interventi sanitari straordinari indotti dalla pandemia hanno inevitabilmente accentuato le criticità economico-finanziarie del servizio sanitario regionale, soprattutto
in relazione a stanziamenti di risorse finalizzate Covid non sufficienti a coprire i costi sostenuti nell'anno 2020 e soprattutto nel 2021. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, l'esercizio 2020 è stato caratterizzato da forti criticità economico-finanziarie sulle quali il Governo è successivamente intervenuto, anche prorogando più volte la scadenza dei diversi adempimenti ministeriali, tra i quali la verifica del tavolo degli adempimenti articolo 1, comma 174, legge 311 del 2004. Il Servizio Sanitario Regionale ha però messo in campo misure in maniera equilibrata e razionale, tali da raggiungere, nonostante le enormi difficoltà, a raggiungere l'equilibrio anche nel 2020. Non si dimentichi, tra l'altro, che nel 2021 si è dovuta affrontare, insieme alla gestione dell'emergenza pandemica, ancora nel pieno della sua evoluzione, la campagna vaccinale e la ripartenza delle attività sanitarie programmabili e il recupero delle liste d'attesa. Di conseguenza, i costi Covid sono stati molto superiori rispetto al 2020. Questa situazione eccezionale ha messo nuovamente a dura prova il sistema sanitario nazionale e quindi regionale, generando nuovamente maggiori costi per l'assistenza a pazienti Covid. Le risorse finanziarie che sono state stanziate nei diversi provvedimenti legislativi adottati dal Governo a partire dal DL 34 alla legge 178 sempre del 2020 fino ai successivi decreti legge 41 del 21 e 73 del 21 hanno definito un quadro complessivo dei finanziamenti previsti per l'Umbria complessivamente pari a 28 milioni di euro. A confermare le criticità economiche rappresentate a livello nazionale non solo dal Servizio Sanitario Umbro, il decreto legge 146 2021, misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro per esigenze indifferibili, convertito in legge 215 nel 2021, articolo 16, comma 8 septies, da istituto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, alla quale contributo statale a titolo definitivo delle risorse spese sanitarie collegate all'emergenza. Ciò nonostante, il complesso delle risorse destinate all'emergenza appare ben lontano dai costi sostenuti dei singoli servizi sanitari regionali. Pertanto, l'articolo 11 del DL 4 del 2022 ha disposto un incremento della dotazione del fondo di 400 milioni di euro per l'anno 22. E con l'articolo 26 successivo DL 17 la dotazione del suo indicato fondo è stata incrementata di ulteriori 400 milioni per l'anno 22, 800 milioni di euro a livello nazionale. Quindi, in data 20 dicembre 2021 è stata sancita l'intesa 277 del 20 dicembre 2021 di ripartizione dei summenzionati fondi, che ha previsto per l'Umbria una ripartizione complessiva di 8.583.000 e in data 16 marzo 2022 è stata sancita l'intesa numero 29 per una ripartizione per la Regione dell'Umbria di ulteriori 11.785.000. Le suddette risorse non hanno consentito di coprire i maggiori costi sostenuti dalle Regioni, lasciando privi di copertura economica o parzialmente coperti interventi destinati alla gestione delle risorse finanziarie destinate all'emergenza per l'anno 2021. Si sono quindi dimostrati insufficienti nel complesso rispetto all'entità e tipologia di costi delle stesse, sostenuti sì dalle prime proiezioni trasmesse al Ministero. Di conseguenza anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha coinvolto complessivamente il Governo e in particolare i Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze sulla necessità di intervenire con ulteriori finanziamenti in considerazione della difficile situazione economica che ha interessato le gestioni sanitarie regionali per gran parte del 2021. Successive misure sono intervenute proprio a supporto delle criticità da tutte le regioni, così da inserire in normativa la possibilità di utilizzo del payback del ripiano 19-20 al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario. In sintesi, nell'attuale quadro normativo di riferimento, l'Umbria, come altre regioni, presenta ancora criticità esclusivamente indotte dalla non completa copertura dei costi 2021 da parte del Governo, che oggi ammonta a circa 49 milioni. Tale sbilancio Covid è stato in parte già coperto da risorse proprie per circa 25 milioni, ma resta ancora una parte di tale equilibrio generato dall'emergenza. Stante la difficoltà di tutte le regioni
Per la chiusura dell'esercizio 2021 inizialmente sono state prorogate le scadenze di bilanci di esercizio delle regioni al maggio 2022 e il bilancio consolidato del servizio sanitario al 15/9/2022, ma soprattutto è in corso lo slittamento di termini previsti al comma 174. È doveroso precisare infine che ad oggi, stante la normativa vigente, ciò che si rileva in sede di verifica dei conti di cui l'articolo 1,174, ai fini dell'accertamento del disavanzo sanitario regionale e la conseguente procedura di FIDA, è il disavanzo nel suo complesso, senza alcuna distinzione sull'origine dello stesso, anche laddove sia imputabile per intero la gestione dell'emergenza sanitaria. Pertanto lo slittamento dei termini rappresenta un passaggio fondamentale. La Regione di Umbria quindi ha ancora tempo per le operazioni di assestamento e chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie delle quali è possibile recuperare risorse a favore dell'equilibrio di bilancio, come normalmente avvenuto negli anni scorsi, e soprattutto per continuare le trattative con il Governo che coinvolgono non solo la Regione di Umbria, ma tutte le regioni, nessuna esclusa, tramite la conferenza delle regioni, quindi con la Presidente Tesei e tutti gli altri Presidenti, per ottenere ulteriori risorse a copertura dei costi Covid. Sottolineo che lo slittamento di quelli che sono i termini della consegna dei bilanci daranno la possibilità e l'opportunità alla Regione dell'Umbria, come è successo in passato, di chiudere in equilibrio anche il bilancio del 2021, nonostante le difficoltà e nonostante i sovraccarichi che abbiamo dovuto sostenere causa Covid, quindi lasciando stare quello che è, diciamo, un disavanzo che poteva essere strutturale, che è stato parzialmente superato, anche quest'anno porteremo a casa un risultato positivo. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Prego, vedo il consigliere Bori, replica lei. Prego consigliere. Grazie Presidente, ma rimangono i nodi chiave per la sanità umbra, lo leggiamo anche oggi dai giornali, ma non ce n'era bisogno. Rimane il nodo chiave del fatto che le assunzioni promesse in quest'Aula, 1550, non sono state fatte. Rimane il nodo delle liste d'attesa enormi e delle agende chiuse. Quindi alcune prestazioni si prenotano a distanza di tempo esagerato, altre non si prenotano per nulla. Rimane il tema della mancanza di investimenti su strumenti e strutture, pensiamo al tema della PET TAC che rimane inagibile in tutta la regione ormai. Rimane tutto questo, finalmente sentiamo anche delle parole chiare sui conti. Per la prima volta emerge quello che è stato negato su più sedi, cioè che ci sono 49 milioni di euro che mancano all'appello. Questa è la prima questione. Però c'è una seconda a cui non è stato risposto e che noi vogliamo approfondire. Queste spese sono state fatte bene o no? Queste spese di investimenti sul Covid corrispondono a ciò che si poteva fare o no? Ecco, io penso che purtroppo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, sul tema della sanità si sta giocando una partita sulla pelle dei cittadini umbri. Noi questa partita la vogliamo chiudere e il prima possibile. Grazie consigliere Bori, adesso l'oggetto numero 5, recuperiamo, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto, prego consigliere Mancini. Grazie Presidente. Parliamo di retribuzione per il tempo di vestizione a favore di infermieri, operatori sociosanitari e tecnici sanitari. Quindi parliamo di retribuzione di quelle che sono per noi a tutti gli effetti stati e a tuttora eroi che hanno in qualche maniera garantito la salute di tanti cittadini in momenti di grande difficoltà. Però il tema non è nuovo, come leggerò alla trattazione in quest'Aula, Assessore. Premesso che sul tema della retribuzione per il tempo di vestizione e di svestizione a favore di infermieri, operatori sociosanitari e tecnici sanitari sono state presentate due interrogazioni a mia firma,
La prima nel corso della decima legislatura, atto numero 2049, depositato il 9/4/2019, quindi la passata legislatura, e la seconda nel corso dell'attuale, atto 129, segnale dell'esistenza di una problematica non del tutto risolta. Appreso che la Corte dei Conti dell'Umbria ha recentemente condannato i vertici dell'azienda ASL numero 1 a risarcire l'azienda sanitaria per la gestione del contenzioso con i lavoratori sanitari per quanto riguarda il trattamento retributivo del tempo di vestizione e svestizione. Ricordato che con la sentenza 3901 dell'11 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che, virgolette, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e di genere riguardante sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, chiuso virgolette. Considerato che in data del 5 febbraio 2020 tra l'azienda ASL Umbria 1 e il sindacato FSI-USA è stato sottoscritto un documento contenente alcune linee di accordo conciliativo inerente ai tempi di investizione del personale sanitario del comparto ex articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, prevedendo tra gli altri i seguenti punti: che il perimetro applicativo del beneficio avente natura conciliativa è quello di monetizzazione come tempo lavorativo effettivo di 10 minuti per ciascun turno di lavoro della turnazione nell'area temporale di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto collettivo del 21 maggio 2018, termine prescrizione credito ovviamente da lavoro, che il personale dipendente oggetto di accordo è quello cristallizzato nella PEC del sindacato FSI USAE del 30/01/2020 ed ammonta a 32 operatori sanitari, che gli effetti nell'ipotesi conciliativa si riverberano anche nella futura applicazione dell'istituto in sede di contrattazione integrativa, con conseguenze trasmissione al competente assessorato regionale della sanità, di dare corso ai contenuti giuridici ed economici dell'accordo entro il mese di marzo 2020, il cui contenuto economico per il singolo conciliante ammonta all'importo lordo di circa 749 euro annui. Ricordato che in data 26 febbraio 2020 l'ASL Umbria 1, tramite il portale web dell'azienda, ha comunicato che in merito alle notizie diffuse a mezzo stampa relativamente alla monetizzazione del tempo impiegato dal personale sanitario nella vestizione, nessun accordo sindacale o transattivo era stato sottoscritto con FSI USAI. Considerato che dopo lunghi anni di contenzioso, lo scorso 9 dicembre 2021 l'ASL Umbria 1 e l'ASL Umbria 2 hanno recepito le clausole negoziali del contratto nazionale del comparto sanità del 21/5/2018, che prevede il riconoscimento sia economico che in termini di computo dell'orario all'interno del turno di lavoro di 15 minuti per il personale sanitario che opera nei reparti ospedalieri, 5 minuti dedicati alla vestizione in entrata, 5 alla vestizione in uscita e ulteriori 5 minuti per il passaggio di consegne e di 10 minuti per tutti gli altri operatori sanitari di cui le attività di vestizione e svestizione costituiscono un elemento necessario per lo svolgimento dell'attività assistenziale, che il periodo di riferimento dell'accordo è compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 30 giugno 2021. Tutto ciò premesso, interroghiamo la Giunta per conoscere gli indirizzi che la Giunta regionale intende formulare alle aziende sanitarie regionali sul tema delle retribuzioni per i tempi di vestizione e svestizione, alla luce anche delle sentenze sopra richiamate, i tempi di erogazione delle somme dovute agli operatori sanitari da parte delle aziende sanitarie regionali in base al recepimento delle clausole negoziate del contratto nazionale del comparto sanità datato 21 maggio 2018. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Con riferimento alla tematica relativa al riconoscimento dei tempi di vestizione per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, che obbligatoriamente deve indossare la divisa, nel richiamare la titolarità delle singole aziende all'applicazione dell'istituto contrattuale di cui all'articolo 27 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto 2016-2018, 11 e 12, si evidenzia che la Direzione Regionale Salute e Welfare, fin dall'estate 2021, ha ritenuto necessario coordinare la materia in questione per il riconoscimento delle attività, con decorrenza
dal 1 gennaio 2016, al fine di favorirne l'uniformità applicativa nell'ambito del territorio regionale. Da ultimo, con nota 180367 del settembre 2021, l'intendimento della direzione era di giungere ad un assetto organizzativo omogeneo ed ossequioso dei dettami legislativi e contrattuali in materia di orario del lavoro, al fine di evitare prospettabili contenziosi pregiudizievoli all'impegno di risorse destinate al soddisfacimento degli obiettivi primari del Servizio Sanitario Regionale. Allo stato attuale, alla luce degli indirizzi suddetti, si rappresenta che l'azienda ospedaliera di Terni ha sottoscritto l'accordo sindacale con le varie organizzazioni sindacali rappresentative della categoria in data 10 dicembre 2021, con delibera 189 del febbraio 2022, ha disposto a partire dal mese di febbraio 2022 la liquidazione e il pagamento degli importi individuati negli scaglioni indicati nell'accordo e eventuale riconoscimento del recupero orario. Sono stati sottoscritti anche accordi transattivi con ricorrenti per l'accettazione dei criteri e le condizioni dell'accordo e la definizione della materia del contendere. L'azienda US 1 e l'azienda US 2 congiuntamente il 9 dicembre 2021 hanno siglato l'accordo con le organizzazioni sindacali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne dal 1 gennaio 2016. Nello stesso accordo era previsto nel marzo 2022. La complessità di conteggi che riguardano complessivamente oltre 20.000 posizioni di entrambe le aziende ha determinato uno slittamento del già comunicato alle organizzazioni sindacali da parte delle direzioni generali delle due aziende con nota 62 del 1 aprile 2022. Le direzioni aziendali hanno reso noto che l'organizzazione sindacale, il programma attuativo per gli accordi sottoscritti in data 9 dicembre 2022, in particolare nel mese di aprile, corresponsione progressione economica orizzontale dell'anno 2021, nel mese di giugno-luglio 2022, corresponsione degli emolumenti relativi all'applicazione dell'accordo sulla vestizione e svestizione e passaggio di consegne del personale aventi diritto. Quanto all'azienda ospedaliera di Perugia, si evidenzia la diversità di contesto determinata dal regolamento vigente sull'orario di lavoro, che di fatto già riconosce i tempi di vestizione poiché garantisce la flessibilità dell'orario di lavoro. Sono pendenti alcuni contenziosi con tentativi di approccio transattivo. Grazie. Consigliere Mancini per la replica. Assessore, intanto grazie della risposta puntuale, ma mi pare di capire, mi corregga anche con un cenno del capo. Quindi noi abbiamo, per intenderci, quattro aziende, al di là delle due aziende ospedaliere e le due ASL, una e due, che hanno procedure nel calcolo dei tempi diversi. Io penso che in qualche maniera sta cosa va corretta, perché non penso che essere infermiera a Foligno piuttosto che a Città di Castello a Terni sia una qualcosa che si possa lasciare nella discrezionalità delle singole dirigenze. Tra l'altro, il fatto politico che lei non ha evidenziato, ma lo evidenzio io, dato che nel 2019 ci avevo provato a far capire all'allora assessore che prima di pagare i mega stipendi, i mega premi ai dirigenti, bisognava pagare lo stipendio corretto agli infermieri. E ciò è avvenuto grazie a una sentenza che alla fine ha riconosciuto a questi operatori, cioè quelli che ogni giorno affrontano i pazienti, il diritto a essere retribuiti. Quindi il fatto politico cosa ci dice nel disposto che io diciamo poc'anzi illustrato? Che avevano ragione i lavoratori. Questo è il fatto sostanziale che oggi, dalle sue parole in qualche maniera mi rassicurano, ma nello stesso tempo emerge che penso che sia doveroso in un'azione congiunta, coordinata chiaramente con le forze sindacali di ogni ordine e grado, che alla fine questi tempi tecnici, come richiamato nel dispositivo, siano uguali in tutte le quattro nostre aziende, anche per non discriminare lavoratori diversi. Penso che sia il minimo sindacale. Tra l'altro, per evitare, per qualsiasi ragione, che fra due anni ci ritroviamo davanti ancora all'ennesimo contenzioso che deve finire nei tribunali, dove in questo caso
il tema più caro, che è caro nella nostra Costituzione, il lavoro e quindi la retribuzione, sia in qualche maniera oggetto di un giudizio perché qualcuno non ha seguito principi contabili di chiara efficacia, che sono tempi stessi. Non penso che l'infermiera della medicina della nostra azienda ospedaliera ci metta più tempo o meno tempo rispetto all'ospedale di Pantalla, di Gubbio o di Spoleto. Questo è il tema dell'interrogazione. Tra l'altro, ripeto, prima si chiude quanto si deve ai lavoratori, ha richiamato lei, 20.000 sono più o meno il numero di contenziosi che possono riguardare queste persone, e poi prima si danno i premi per gli obiettivi raggiunti ai dirigenti, perché penso che un dirigente che si trova a dover affrontare, assessore, dal punto di vista anche politico, contenziosi, cioè, questo è il paradosso, no? Cioè, non sei degno del premio, secondo la mia valutazione politica, perché la prima cosa è ottemperare puntualmente a quelli che sono ragionamenti di buon senso oltre che rispetto della legge. Cioè, basta vedere qualsiasi cambio di turno che questi tempi esistono realmente. Ora, capisco che molte volte ci rinchiudiamo dietro le scrivanie. Io a questi signori, quelli in passato ovviamente in particolar modo, avrei consigliato di andare a vedere come si svolge un turno di lavoro. Spero che questa mia interrogazione, la terza in 3 anni, chiuda una pagina che non vedeva riconosciuto un diritto ai nostri lavoratori che abbiamo chiamato eroi, che però per avere avuto riconosciuto un diritto hanno dovuto iniziare cause in tribunale. Penso che non ce lo dobbiamo permettere, penso che il suo operato, assessore, chiuda definitivamente, ne sono certo, questa pagina non onorevole della nostra sanità. Grazie.